la tanto attesa Lamborghini ibrida ha fatto il suo debutto, riscrivendo la storia delle supercar di Sant'Agata Bolognese. Si chiama Revuelto e va a sostituire la uscente Aventador, ultima puramente termica, ma non ultima a montare lo storico V12. Il segno distintivo Lamborghini mantiene la sua architettura a 12 cilindri aspirati, evitando l'arrivo del turbo, coadiuvato però da una componente elettrica di rilievo. I numeri sono da hypercar, arrivando a superare la soglia di 1000 cavalli, grazie a 3 motori ad elettroni, 2 per l'anteriore ed 1 per l'asse posteriore. Una configurazione da ibrida plug-in che permette a nuova Lamborghini Revuelto di gestire in modo minuzioso la propria potenza, attraverso 4 modalità di guida sul volante, per mantenere una potenza adeguata alla situazione in cui ci si trova. 180 cavalli per mantenere una guida comoda in città, 886 cavalli nella modalità strada, arrivando a 907 impostando il selettore in sport, per finire in corsa, dove otteniamo il massimo di 1015 cavalli. Per strutturare una dinamica degna del nome Lamborghini, gli ingegneri italiani hanno dovuto reimmaginare completamente il telaio, affidandosi ad un sistema monoscocca realizzato interamente in fibra di carbonio, unito ad una sezione in fibra corta in bagno di resina. Il tutto consente di migliorare la rigidità e il peso, oltre a configurare lo spazio per le nuove componenti elettroniche che troviamo sul Revuelto. La batteria, infatti, è stata posizionata all'interno del tunnel centrale, portando a modificare la posizione del propulsore. Per quanto riguarda l'estetica, questa nuova Lamborghini ha un design che parla da solo, evolvendo lo stile del toro in modo sempre più aggressivo, facendo apparire semplice un lavoro di aerodinamica attiva e passiva che ha dell'incredibile. Basta pensare che rispetto alla Aventador ultime, questa nuova Revuelto offre il 33% di portanza in più all'anteriore e il 74% al posteriore. Il tratto stilistico della Y gioca un ruolo da protagonista fuori come all'interno dell'abitacolo, sviluppando un nuovo disegno della plancia, più orientata alle esigenze del pilota e sviluppata in modo più marcato rispetto alla digitalizzazione. Oltre ad aggiornare il proprio software automaticamente e comunicare attraverso l'assistente vocale Alexa, la vera novità è nel controllo remoto da smartphone, una funzione che passa attraverso l'app Lamborghini Unica e permette di visualizzare lo stato della vettura, la sua posizione, avvisa nel caso di spostamento non autorizzato ed anche di essere aperta attraverso il vostro Apple Watch. Tante novità per una vettura che non stravolge la filosofia Lamborghini, mantenendo i cavalli di battaglia che l'hanno resa grande con l'aggiunta degli effetti speciali che ci permettono le ultime tecnologie.